Ma se un sasso diventasse consapevole di essere un sasso, ci resterebbe di sasso? Me lo sono sempre chiesto. Ma le galline sanno di essere galline? Ma io non so. Sono domande che nascono sotto la neve, pensieri sotto la neve, Robert Walser, uno dei miei scrittori preferiti, è morto durante una passeggiata solitaria sotto la neve. Chissà come deve essere morire sotto la neve, da solo, sommersi da miriadi di fiocchi di neve, uno diverso dall'altro. Robert Walser. Poiché non vollero che fossi giovane, lo diventai. Poiché dovevo impegnarmi a essere sofferente, mi apparecchiai gioie e piaceri. Poiché la loro maggiore preoccupazione era mettermi di cattivo umore, trovai il modo di fargli capire che non potevano essere più graditi di così. Poiché mi instillarono paure e pignolerie, il coraggio rideva ed esultava intorno a me. Proprio perché fui piantato in asso, imparai a dimenticarmi di me e mi lasciai andare a effimeri entusiasmi. Tutto dissipai. Eppure ero consapevole che ogni perdita è una vittoria e nessuno può ritrovare niente se prima non l'ha smarrito. E rincontrare ciò che si è perso è una conquista più sublime di un possesso ininterrotto. E mentre nessuno si interessava a me, fui io a fare la mia conoscenza e divenni medico garbato e comprensivo di me stesso. Poiché nella vita ebbi degli avversari, attrassi anche degli amici. E gli amici caddero. E perfino i nemici abbandonarono la loro inimicizia. E sfortuna è il nome dell'albero su cui crescono gli splendidi frutti della felicità. Ciascuno porta con sé in tutte le cose il proprio percorso di vita, le peculiarità che la nascita, le condizioni familiari e l'istruzione gli hanno dato. E ha bisogno di essere salvato solo chi non riesce a fortificarsi mediante l'orgoglio, che è in accordo con se stesso, non ha necessità di alcun aiuto, a meno che non gli capiti un incidente da doverlo trasportare all'ospedale. Robert Walser.